lascia a Dio il giudizio. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buongiorno carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi e leggiamo Matteo 13, 24, 30. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Amen». Carissimi, siamo sempre nel contesto del terzo discorso, il grande discorso di Gesù, che è dedicato alle parabole, cioè questa modalità per parlare del regno dei cieli e di come far crescere la parola del regno. Ecco che oggi Gesù parla di un uomo che semina del buon seme nel suo campo. È una parabola, da un lato, escatologica, che riguarda la fine dei tempi, ma al tempo stesso è una parabola che ci indica la via e il cammino del discernimento. Come discernere nella nostra vita, come agire con il male che si trova dentro di noi, il male che si trova nelle altre persone. E vediamo questo bellissimo significato che ci viene dalla parabola. Ciascuno di noi è il campo di Dio. Tu sei il campo di Dio. Tu gli appartieni. Tu sei suo. Io sono suo. E guardate che non è scontato, perché molto spesso noi pensiamo di essere qualcuno che forse Dio ama. Forse Dio presta attenzione. Forse Dio si ricorda di me. Ma tu sei prezioso agli occhi di Dio. In te il Padre ha seminato il buon seme attraverso Gesù Cristo, attraverso il Vangelo che ogni giorno ascolti quotidianamente, un seme che è buono. In greco addirittura viene usato l'aggettivo kalos, bello, come il pastore bello. Il seme è bello, è Gesù che viene seminato in te giorno dopo giorno. Ma attenzione, perché in questo stesso campo che siamo noi, che la nostra vita, viene il nemico. A volte, ogni giorno, a volte, in certe circostanze, e semina la zizzania. Perché vuole che il tuo campo non abbia buoni frutti. Vuole che il tuo campo sia diviso, che la tua vita non abbia la felicità, la pace. Ecco, allora queste persone vanno dal padrone dicendo: non vedi che non c'è solo del buon seme, ma c'è anche la zizzania, come mai? Il padrone disse: ha fatto questo un nemico. E noi sappiamo che è il diavolo, è la nostra carne, che spesso ci ha indotto al peccato. Allora questi servi volevano già strappare la zizzania, toglierla. Quante volte anche noi siamo impazienti, intolleranti nella nostra vita, nel male che cresce in noi, alcuni vizi, alcune deviazioni che abbiamo, o il male degli altri. Vorremmo togliere, e vorremmo togliere le persone più che il male. Ecco il discernimento. Lasciate, dice quest'uomo,
che l'una e l'altro crescano insieme. E poi arriverà il momento. In greco il kairos viene detto, viene espresso. Vi ricordate quando Gesù all'inizio del Vangelo dice: convertitevi, cambiate mentalità, perché è giunto il kairos, il tempo opportuno per la conversione, per accogliere il regno di Dio. Ecco qui dice: non avere impazienza, non avere fretta verso il male che hai dentro di te o negli altri. È Dio che farà il giudizio. È Dio che interverrà al momento opportuno. Quante volte noi diciamo, lo dicono i salmi, vediamo gli empi che hanno successo. L'uomo saggio affida a Dio questo male, affida a Dio le guerre, affida a Dio i propri problemi, sapendo che Dio interverrà. Ecco la speranza che ci viene data da questa bellissima parabola oggi. Allora vi invito, invochiamo lo Spirito Santo per avere il dono del discernimento nella nostra vita, come comportarci con il male e nella vita degli altri, cioè come comportarci con il male che vediamo avere nelle altre persone e che a volte viene ad intaccare le nostre vite. Spirito Santo, vieni, abbiamo bisogno di te. Spirito Santo, entra nel mio cuore, entra nella mia mente. Spirito Santo, ho bisogno di avere discernimento. Tu conosci la mia impazienza. Spirito Santo, tu sai tutte quelle volte in cui io condanno, punto il dito verso gli altri. Condanno anche me stesso. E sono impaziente perché vedo che non riesco a convertirmi. Spirito Santo, aiutami ad essere paziente e ad aspettare questo kairos, questo tempo opportuno in cui certamente Dio mi libererà dai miei pesi e libererà anche quelle persone che fanno del male e che fanno del male anche a me e alla mia famiglia, perché Dio è il giudice vero, non voglio esserlo io. Metti quindi la pace in me. A te Gesù la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, ricevete lo slogan di oggi: lascia a Dio il giudizio. Facciamo discernimento secondo la sua parola, secondo questa parabola, e non secondo la nostra carne e la nostra impazienza. Quando agiamo di scatto, di impulso, sbagliamo sempre. Ma se agiamo secondo la sua parola, produrremo grandi frutti. Amen. Carissimi amici, vi invito ad entrare nella pagina di Linktree di Koinonia Biella, che troverete al termine di questo video, al centro, nella schermata finale, e anche qui sotto in descrizione. È semplicemente una pagina web dove voi trovate tanti link delle proposte che vi facciamo, alle serate bibliche online, ai corsi di evangelizzazione, agli incontri che stiamo organizzando, alla nostra newsletter settimanale e anche a tutti i nostri social. Quindi entrate in questo Linktree e accedete a tutte le nostre novità. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani, ciao!